Uomini e donne shock. Tina Cipollari spiazza un cavaliere. Te lo rifaresti? Tina Cipollari a Uomini e donne spiazza un cavaliere. Te lo rifaresti? Poco fa è iniziata la prima puntata di questa nuova edizione di Uomini e donne. E ovviamente ad aprire le danze c'è stato lo scontro tra Gemma Galgani e Tina Cipollari. Difatti quest'ultima ha puntato il dito contro la dama per essersi rifatta il décolleté alla sua età. Uno dei nuovi cavalieri di Uomini e donne, Kerry, ha però spezzato una lancia in favore di Gemma asserendo di credere non abbia fatto niente di male. A quel punto Tina Cipollari ha fatto una domanda provocatoria al cavaliere lasciato a bocca aperta tutti i presenti in studio. Ma tu a 72 anni te lo rifaresti? La domanda è questa, tu a 72 anni ti faresti un trapianto del tuo apparato genitale? Ovviamente Gianni Sperti a Uomini e donne è scoppiato a ridere a crepapelle. Uomini e donne. Il cavaliere Kerry replica a Tina Cipollari. Me lo rifarei. Ma sono contento così. Il nuovo cavaliere di Uomini e donne, Kerry, dapprima si è messo a ridere visibilmente imbarazzato. E successivamente ha risposto a Tina Cipollari che se avesse quel disagio non avrebbe problemi a ricorrere al bisturi. Io me lo rifarei pure. Ma quello che ho mi va benissimo. Non si è mai lamentato nessuno. Ma Tina Cipollari oggi a Uomini e donne, che dalle pagine del magazine nuovo è tornata ad attaccare Gemma. È rimasta ferma sulle sue posizioni asserendo schiettamente. Ma non ti vai a ricordare di allungartelo a 72 anni, lo avresti fatto a 20. Gossip Uomini e donne. Gemma Galgani colpita dal cavaliere Kerry. Il loro primo ballo insieme. Tina Cipollari si è poi scontrata duramente con Gemma Galgani a Uomini e donne. Una volta finito questo acceso botta e risposta Maria De Filippi ha quindi chiesto a Gemma Galgani di scegliere un cavaliere con cui ballare. E la dama di Uomini e donne ha scelto proprio Kerry. Finito il ballo Gemma ha rivelato che ha trovato il nuovo cavaliere molto simpatico. E, una persona fuori dal comune, balla molto bene. Ha un movimento sensuale. Che possa nascere un feeling tra loro?